Guardate che coccolona questa cagnolina, si avvicina strisciando timidamente. Lei è Melissa, 6 anni, da 6 anni ospite del canile comunale di La Terza, in provincia di Taranto. Bellissima, di una dolcezza, guardate, cerca il contatto, vuole stare attaccata a me, guardate che amore. Bella con questo muso scuro, che però con il passare degli anni si sta imbiancando senza che nessuno chiami per lei. Guardate che occhi, guardate questa cagnolina, come può essere lasciata in un canile, come è possibile una cosa del genere. Box numero 15 del canile comunale di La Terza, lei è qui con altri 2 compagni. E lei, amore, guardatela, è remissiva. Mi sta facendo capire che se la porto via di qui, in una casa, lei farà la brava e la buona. Questo mi sta facendo capire, mettendosi così, che è remissiva e sottomessa al massimo, che è proprio una bravissima cagnolina. Però, povero amore, il tuo problema sai qual è? Sai perché non ti chiameranno mai? Lo sai, amore? Tu non lo capisci questo. Sei lesmaniotica, prendi la compressa di allopurinolo, quindi non ti adotteranno mai. È difficilissimo, te lo dico, è difficilissimo. Perché la gente pensa, non è giusto, non è conveniente portarsi a casa un cane già malato. Almeno bisogna averlo sano subito, poi si ammala nel corso della vita, in famiglia si cura. Ma la povera Melissa, che colpa ha? Che si è beccata la lesmaniosi, che l'appunta la zanzara cattiva. Che colpa ha questo tesoro, vedete? Guardate che occhi, mamma mia. Che ingiustizia lasciarla qui, veramente. Non è possibile, che peccato ha fatto questa creatura. No, no, è qualcosa a cui non c'è una spiegazione logica. Quindi, se c'è qualcuno che se la sente, che non teme la lesmaniosi, che non si fa problemi a darle una compressina al giorno e a farle ogni 6 mesi esami del sangue per controllare lo stato della lesmaniosi, beh, questo qualcuno si faccia avanti, se ha cuore e se questi occhi lo hanno in qualche modo commosso, questo muso, questo temperamento. Buona fortuna Melissa, ci abbiamo provato, speriamo bene. Un miracolo può sempre accadere. Ciao Melissa, devo andare adesso, mi dispiace. Ciao.